Cari colleghi, buon pomeriggio. Vi ho riuniti per discutere della situazione attuale nelle regioni di confine della Russia. Ripeto, abbiamo i capi del governo, inclusi Denis Valentinovich Manturov, che ho chiesto personalmente di occuparsi di tutte le questioni socio-economiche di questi territori. E i capi delle regioni. Questa è la regione di Belgorod, Brianskaya, regione di Kursk. Iniziamo a lavorare. Denis Valentinovich, a lei la parola, per favore. Grazie mille Valentinovich. Come prima cosa, se permette, inizierò con Kursk, dove l'evacuazione dei residenti è a ritmo intenso. Ad oggi la riserva. Nei distretti sono state evacuate 115.000 persone. I punti di accoglienza temporanea per l'alimentazione sono stati allestiti in 29 soggetti con una sostanziale riserva di posti. Esistono regolarmente operativamente per integrare questo articolo di fondi. Per quanto riguarda i 15.000 rubli del Ministero delle situazioni di emergenza, i fondi stanno finalmente arrivando ai cittadini. Questa procedura richiede un po' più di tempo per accelerare l'elaborazione delle domande. E oggi ce ne sono già più di 100.000. I dipendenti dei centri multifunzionali di altre regioni sono stati coinvolti nel lavoro a distanza. Questo permette di elaborare un maggior numero di domande all'ora. Considerando il volume dei pagamenti dovuti, il governo ha già preventivamente preparato una decisione per lo stanziamento di altri 713 milioni di rubli a tali fini, estremamente raggiunto. E 858 milioni di rubli saranno inoltre destinati a fornire assistenza ai cittadini in relazione alla perdita di proprietà. In generale, nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk vengono costantemente monitorati tutti i problemi. Ieri abbiamo letteralmente avuto una riunione con i capi delle regioni. Al termine della riunione sono stati assegnati diversi compiti alle autorità competenti. In particolare sulla questione dell'indennizzo per i danni causati alle imprese agricole e industriali. L'anno scorso abbiamo già Nella regione di Belgorod sono state prese tali decisioni. È stato 1,7 miliardi per le imprese industriali e 500 milioni li abbiamo assegnati allora per la ricapitalizzazione del Fondo di Sviluppo Industriale. Ritengo necessario, e ieri abbiamo già affrontato questo tema con il Ministero delle Finanze, garantire i pagamenti anche per i danni già accumulati in questi settori e comparti industriali, per quelli di lavorazione e per le aziende agricole. Inoltre, la regione di Belgorod chiede assistenza per i trasporti speciali. Troveremo sicuramente un'opportunità per garantire consegne rapide. Ovviamente, si avvicina il 1° settembre e stiamo prestando particolare attenzione all'organizzazione del processo educativo. Prima di tutto, ovviamente, questo riguarda la regione di Kursk. Questa domanda è sotto il controllo di Dmitry Nikolaevich Chernyshenko. Coordiniamo regolarmente con lui. Ora sta finendo la raccolta di informazioni sulla prontezza in call che si trovano fuori dalla zona di escalation. Naturalmente, una parte degli studenti sarà trasferita al formato remoto e per quanto riguarda i bambini che hanno lasciato la regione, potranno studiare nelle scuole del luogo in cui si trovano senza alcuna burocrazia. Queste sono le questioni principali che il governo deve affrontare oggi in modo operativo, come ho già detto. In contatto con i colleghi e gestiamo tutte le richieste che arrivano. Grazie. I miei colleghi faranno rapporto su altre questioni di competenza. Quindi ora ascolteremo il capo delle regioni e poi torneremo ai membri del governo. Smirnov, prego. Alexei Borisovic. Buongiorno Vladimir Vladimirovich. Il quartier generale lavora 24 ore su 24.
come il quartier generale KTO. Per decisione del quartier generale operativo, 8 distretti della regione di Kursk sono stati inclusi nella zona di evacuazione. Con una popolazione di 152.566 persone. Ad oggi hanno lasciato 133.190 persone. Rimanevano 19.376 persone. Continuiamo a trasferire le persone in luoghi sicuri. Le persone sono sistemate in centri di accoglienza temporanei e presso familiari, distribuiti completamente. 5.524 campi di accoglienza temporanea con una capacità di 64.000 persone, di cui 20.000 a Mosca e 25.000 in altre regioni. In totale vi sono alloggiate 12.257 persone, tra cui 3.407 bambini e 633 disabili. In ognuno di essi lavora uno psicologo e viene fornita assistenza legale gratuita. Sono state evacuate 3.430 persone dalla regione di Kursk verso altre regioni. È garantito un pasto 3 volte al giorno. Gli aiuti umanitari arrivano praticamente da tutte le regioni del paese. Le scorte di acqua, cibo e beni di prima necessità sono sufficienti. Per la medicina sono disponibili 2.193 letti per adulti, 425 per bambini, per un totale di 2.618. Le scorte di farmaci e sangue sono sufficienti. È stato organizzato il servizio 112, operativo 24 ore su 24. Il numero di richieste ricevute è 84.290, comprese quelle per evacuazione, pagamenti, ricerca di parenti, danni, sistemazione e ripristino dei documenti. Sono stati stanziati 820 milioni di rubli per erogazioni, una tantum di 10.000 rubli a ciascun cittadino. Per l'erogazione unica di 15.000 rubli, è seguito dell'introduzione della modalità di emergenza a carattere federale. Dal bilancio federale sono arrivati 600 milioni di rubli. 41.106 persone hanno già ricevuto il pagamento. In collaborazione con il Ministero del Digitale della Russia è stato sviluppato un meccanismo per riesaminare le domande precedentemente respinte senza la necessità di nuovi invii. Informeremo i cittadini tramite chiamate SMS. Per esaminare le richieste sono stati coinvolti altri lavoratori, anche da diverse regioni. Più di 400 dipendenti sono impegnati in questo compito. Per quanto riguarda i pagamenti di 15.000 rubli a persona, dato che sono gli stessi cittadini che hanno richiesto assistenza finanziaria di 10.000, propongo di effettuare i pagamenti in modalità automatica. La valutazione dei danni ai cittadini è difficile. Stiamo raccogliendo dichiarazioni sui veicoli non rimossi dalle aree evacuate, con la loro registrazione temporaneamente sospesa. Si prevede il lavoro per il rilascio dei certificati di trasferimento dalla zona di confine di 5 chilometri. Sono stati rilasciati 209 certificati di trasferimento a 413 cittadini. Inoltre, i residenti chiedono il permesso, oltre all'acquisto di alloggi sul mercato, indirizzare i fondi secondo il certificato per riparare le abitazioni danneggiate o costruirne di nuove mantenendo la proprietà del terreno. La gente non vuole andarsene. Iniziamo il lavoro per determinare l'ammontare dei danni alle imprese industriali e ai produttori agricoli. Sono state preparate le decisioni per l'inizio dell'anno scolastico. A seconda della situazione, sarà sotto forma di insegnamento a distanza nelle aree che sono evacuate, oppure misto nelle aree adiacenti a quelle. Andiamo avanti con la fornitura di libri di testo e notebook. Preparativi per la stagione autunno-inverno in corso, compresi i territori i cui abitanti sono stati evacuati. Tenendo conto che abbiamo abolito il pagamento dei consumatori lì dal 1° agosto,
Allo stesso tempo non possiamo permettere il congelamento del sistema di riscaldamento. È stata presa la decisione di creare un servizio di emergenza centralizzato regionale. Tutte le misure sono complicate da un numero notevolmente aumentato di attacchi aerei a cui è attualmente soggetta la regione di Kursk. La situazione è sotto controllo. L'interazione con tutti i ministeri e le agenzie delle regioni della Russia è effettuata 24 ore su 24. Ho finito, ora sono pronto a rispondere alle domande. Questo è ciò che volevo dire. Avete voi e altri dirigenti regionali un contatto con le forze dell'ordine, il Ministero della Difesa, la Guardia Nazionale della Russia, il Ministero degli Interni e il Ministero delle Situazioni di Emergenza, stabilito e organizzato in un regime online permanente? A Kursk il contatto è stabilito, completo, e 24 ore su 24. Bene, d'accordo. Allora, riguardo alla vostra proposta di pagare alle persone 15.000 rubli in più automaticamente, sono completamente d'accordo, è proprio quello che bisogna fare. Grazie mille. Vi prego, colleghi, è un onore. Lo stesso vale per il mantenimento delle proprietà dei terreni. E vi prego ovviamente di tenere il polso della situazione relativamente alla preparazione per l'anno. Tutte le altre questioni, essendo vitali, ovviamente dovrebbero essere risolte in modo automatico. Se dovessero sorgere alcune questioni, contattatemi subito, chiamatemi, ma vi richiamerò anche dopo la riunione, ne parleremo oggi. Prego, Bogomaz Aleksandr Vasilevich. Buongiorno, stimato Vadim Vladimirovich. Ieri la situazione è stata complicata. Sono stati lanciati 23 droni sulla regione, che sono stati abbattuti senza causare danni. La sera, un gruppo di ricognizione e sabotaggio ha cercato di entrare nel nostro paese e ha fatto esplodere il confine nel distretto di Klimovsky. Ma le forze della Guardia di Frontiera, dell'FSB della Russia, del Ministero della Difesa, sono state respinte e il nemico ha subito perdite. Ieri la situazione nel luogo degli scontri si è stabilizzata. Al momento è sotto il controllo della sala operativa. Se parliamo dell'interazione di tutte le forze di sicurezza, delle autorità, del Ministero della Difesa e della gestione parlamentare, questa è ben organizzata, tutti sono in contatto 24 ore su 24. E ieri, quando si è verificata questa situazione, tutti hanno preso una decisione immediata. Hanno deciso se fosse necessario evacuare le persone o meno. Quando tutto era pronto per l'evacuazione delle persone, non ne abbiamo avuto bisogno. Inoltre, nell'ambito delle competenze della sala operativa, nelle 6 zone di confine sono già stati condotti esercitazioni per l'evacuazione d'emergenza dei residenti in caso di necessità. Abbiamo a disposizione 12 PVR. Per ospitare 1.580 residenti, se necessario, possiamo dispiegare fino a 32.000 persone. Attualmente, nella regione di Kursk, sul territorio della regione di Bryansk, sono arrivate 536 persone, tra cui 148 bambini, 49 in età prescolare e 99 in età scolare. Abbiamo lavorato con tutte le famiglie che si trovano in diverse municipalità. Negli asili nido e scuole sono stati risolti i problemi di posti. Nel PVR ci sono 52 persone, in Klemmila 17 bambini. Stiamo collaborando con ogni famiglia. Per ottenere i sussidi sociali prestiamo particolare attenzione ai documenti. I dipendenti del Fondo di Protezione Sociale e del Fondo Pensioni visitano i nuovi arrivati per assisterli. Caro Vladimir Vladimirovich, l'anno scorso, su sua direttiva dell'8 ottobre, è stata formata la difesa territoriale nella regione di Bryansk. Tutto il lavoro è stato completato. Oggi la Terroroborona è guidata dal generale maggiore delle VDV. Le unità sono equipaggiate e dotate di tutto il necessario. In collaborazione con la Rosguardia è stata risolta la questione dell'armamento leggero e pesante delle unità. Attualmente, insieme alla Rosguardia e all'OMVD della regione di Bryansk, le unità stanno svolgendo i loro compiti nei 6 distretti di confine. Tutte le attività di difesa territoriale sono finanziate dal bilancio regionale. Caro Vladimir Vladimirovich, chiedo di considerare la possibilità di finanziare queste attività nel bilancio federale. Era un suo incarico e il Ministero delle Finanze ci ha rifiutato. Oggi stiamo facendo tutto questo con i fondi del bilancio regionale.
In primo luogo potremmo alleviare il bilancio, che è, possiamo dire, povero. Beh, incrementare i partecipanti alla difesa territoriale. Capisco, sono pronto. Ci sono altre domande oltre a questa? Inoltre, in merito al finanziamento della difesa, che dobbiamo chiarire? Il ministro delle Finanze è con noi. Ne parleremo ancora. Altre questioni di carattere sociale. Aiuto alle persone e alla regione di Bryansk e a coloro che vengono da voi. Ci sono questioni irrisolte? Non ci sono questioni per oggi, capisco. Paghiamo alle persone per la perdita dei beni con un budget giustificato. E qui risolviamo tutte le questioni sociali, compresi coloro che sono venuti da noi. Bene, grazie. Gladkov, prego, Vyacheslav Vladimirovich. Buongiorno, stimato Vladimir Vladimirovich. Ci avete chiesto del livello di collaborazione con le forze dell'ordine. Vorrei riferire che l'interazione è stata stabilita grazie alla decisione del Ministro della Difesa. Il rapporto con il Ministero della Difesa sta migliorando. Questa collaborazione cambierà la protezione della popolazione. Tuttavia, la situazione resta complessa a causa dei bombardamenti dell'artiglieria, dei MLRS e degli attacchi dei droni. Nell'ultima settimana sono stati feriti 19 civili. Riprendiamo la ricostruzione a Belgorod e Scebecchino, ma la situazione è difficile. È difficile la ricostruzione, perché ogni giorno ci sono 3-5 attacchi ai centri abitati e c'è una minaccia per i costruttori. Pertanto, ora stiamo scegliendo il meccanismo ottimale di ricostruzione, perché capiamo, l'autunno è alle porte, dobbiamo ricostruire, ma non a scapito di il rischio di vita per i costruttori. Pertanto stiamo cercando di perfezionare questo meccanismo. Sono sicuro che troveremo un accordo con le persone e non avremo ulteriori problemi. Ma capiamo che le persone che sono state colpite meritano sicuramente maggiori sforzi. Ora stiamo lavorando in questa direzione. In 35 insediamenti sono attualmente chiusi. Vi sono molto grato per aver preso decisioni rapide dopo la mia richiesta durante l'incontro precedente riguardo alla cancellazione dell'ipoteca per le abitazioni distrutte. Denis Valentinovich e il Ministero della Banca Centrale hanno lavorato per un giorno e ora questa questione, il meccanismo comincia a funzionare. Inoltre c'è stato un livellamento dei pagamenti perché abbiamo visto che c'era una differenza tra i pagamenti della regione di Kursk e della regione di Belgorod, il che creava tensione sociale. Ora questa questione è risolta. In relazione a ciò, oggi invieremo al governo e al Ministero delle Finanze una richiesta di fondi per pagamenti di 15.000 e 150.000 per quegli insediamenti che sono chiusi. E là dove è già iniziato il processo di trasferimento. Attualmente i danni preliminari alle imprese agricole saranno di circa 3 miliardi, ma raccoglieremo tutti i dati alla fine, probabilmente alla fine di ottobre, e invieremo una richiesta al governo per l'esame. Per le imprese circa 1 miliardo di rubli, ma vorrei chiedere separatamente, se possibile, di fornire assistenza per aiuto di 300 milioni di rubli per le piccole e medie imprese, grazie alla vostra decisione. Abbiamo avuto tale supporto. 3 idioti per compensare il falso codice Ateco. Al momento abbiamo molti incontri con le attività commerciali che soffrono perché spesso l'attività lì è parzialmente o completamente fermata. Non vorremmo assolutamente che le persone se ne andassero, quindi questo sostegno per noi è molto importante. Forniremo una giustificazione separata. Attualmente nei centri di accoglienza temporanea nella regione ci sono 3.000 persone al di fuori della regione, 1.000 persone nei centri di accoglienza temporanea in 5 regioni. Grazie alla vostra decisione, oltre 6.000 per essere precisi, 171 bambini sono nei campi estivi per bambini fuori dalla regione. Iniziamo l'anno scolastico in 113 scuole.
Avremo insegnamento a distanza nella città di Belgorod, nel distretto di Belgorod. Abbiamo lavorato con i genitori, ogni genitore ha scritto una dichiarazione. C'era la possibilità di scegliere lezioni in presenza o a distanza. Quindi i genitori possono decidere in base alla situazione durante l'anno scolastico. Se è preoccupato, allora rimane a casa. Se le preoccupazioni diminuiscono leggermente, allora torna a scuola. Quindi vediamo che c'è ancora un rischio nel fatto che i genitori, pensando al futuro dei bambini, partendo dal fatto che l'istruzione a distanza senza dubbio perde un po' rispetto a quella in presenza, iniziano a pensare a trasferirsi in altre regioni. Quindi ora, ancora senza rischi per la vita dei bambini, prevedendo un gran numero di misure, come la costruzione di rifugi, l'aumento della protezione nell'ambito delle misure antiterrorismo, rifugio in cemento, posto nei parchi giochi per bambini, nei campi sportivi, nei corridoi delle scuole. Dove non ci sono cantine, formiamo delle zone che permettono di nascondersi dalle schegge, pellicola sulle finestre che trattiene le schegge e, senza dubbio, lezioni di primo soccorso e comportamenti in situazioni difficili legate ai bombardamenti. Cioè, abbiamo queste lezioni ogni giorno. Dall'inizio dell'anno ne abbiamo già tenute circa 15.000 di queste lezioni. Continueremo questo lavoro. Qual è la richiesta in questa parte? Siamo molto grati al Ministero dello Sviluppo Digitale, ci aiutano a ripristinare le connessioni cellulari superiori, ma troppo spesso il nemico le distrugge e i bambini che vivono nei comuni presso la linea del fronte senza internet perdono i contatti con gli insegnanti, quindi l'unica soluzione in questa parte, chiediamo di esaminare la questione dell'assegnazione di fondi aggiuntivi per l'installazione della fibra ottica. Ci sono tali calcoli, siamo pronti a fornire le giustificazioni e contiamo sull'aiuto del governo per quanto riguarda il fatto che, capiamo, l'estate è finita, i sanatori, i campi per bambini e i bambini del distretto di Ishibekinsk, Grovoronsk, Krasnoyarutsk, Borisovsk e Valuisk sono liberi. Chiederemo di inviare nei diversi quartieri di altre regioni, dove è possibile ricevere un'istruzione in sicurezza e di persona. In linea di principio abbiamo un contatto diretto con i capi delle regioni, ma tramite il governo chiederemo anche ulteriori organizzazioni di interazione. Prevediamo una stagione del riscaldamento complessa a causa dell'attuale situazione difficile. Stiamo cercando di prepararci al meglio. Ora è stato completato il lavoro per creare la generazione di riserva per tutti gli ospedali distrettuali centrali nella zona del fronte. Si tratta di 9 comuni, tutti gli impianti di acquedotto e per il trattamento delle acque reflue e l'approvvigionamento idrico. Ora abbiamo speso circa 300 milioni di rubli. Abbiamo destinato circa 100 milioni per l'acquisto di generazione di riserva per tutte le strutture sanitarie in tutta la regione, ma le nostre aziende fornitrici di energia si stanno preparando per un inverno difficile, di conseguenza abbiamo rischi piuttosto grandi di perdita di riscaldamento nei grandi insediamenti, ad esempio a Belgorod. A livello del Ministero delle Costruzioni della Federazione Russa vengono formati siti separati dove vengono raccolte attrezzature che, in caso di grandi guasti in tutto il paese, possono essere rapidamente consegnate nelle città colpite come opzione per le nostre regioni, per le regioni di Kursk, Bryansk e Belgorod. Potrebbe essere utile formare a Voronezh principalmente caldaie mobili, generazione di riserva aggiuntiva, generatori di media e grande potenza per poter fornire assistenza rapida in base alla situazione sia a Kursk, sia a Bryansk, sia a Belgorod. Ho finito. Sì, e mi scuso, come ha detto anche Aleksandr Vasilievich Bogomaz, vorremmo richiedere il supporto dei finanziamenti dal bilancio federale nell'ambito del vostro incarico, che è stato formalizzato, sostengo anche questa proposta di autodifesa, i nostri reparti sono stati formati
possiamo schierare un numero abbastanza grande di circa 6.000 persone, che equivalgono a due reggimenti, i quali stanno già ora svolgendo missioni di combattimento lungo tutto il confine. Ma capiamo che, per esempio, mantenere un tale numero, tutti loro svolgono attualmente questa missione assolutamente gratis. Ora, in base alla situazione odierna, e ieri, lavorando anch'io nell'ambito dell'incarico del Ministro della Difesa, capiamo che senza un supporto sistematico in termini di finanziamento per la nostra autodifesa non ce la faremo da soli. Perciò sostengo la regione di Bryansk. Grazie. Denis Valentinovich, in conclusione le darò ancora la parola su questi argomenti. Le questioni che sono state sollevate ora dal governatore della regione di Belgorod. Conservazione della difesa territoriale. Supporto alle piccole e medie imprese, fibra ottica. Individuazione dei bambini. Coloro che hanno soggiornato in differenti regioni del paese. Determinazione dei bambini nel NEC. Fuori dal territorio della regione di Belgorod, durante il processo educativo e preparazione per la stagione di riscaldamento. Provate solo a immaginare tutto questo. Poi ovviamente sarà necessario che il Ministro delle Finanze risponda a tutte queste domande che lo riguardano. Ora, mentre mettete insieme tutto questo, voglio dare la parola a Kuznulin Marat Shakerdianovic. Ne abbiamo discusso questa mattina. Questioni relative al settore edilizio in tutta la zona di confine. Gli chiedo ora di fare un breve resoconto della situazione affinché i colleghi possano sentirlo. Prego, Marat Shazinovic. Per ospitare 1.580 residenti, se necessario, possiamo dispiegare fino a 32.000 persone. Attualmente, nella regione di Kursk, sul territorio della regione di Bryansk, sono arrivate 536 persone, tra cui 148 bambini, 49 in età prescolare e 99 in età scolare. Abbiamo lavorato con tutte le famiglie che si trovano in diverse municipalità. Negli asili nido e scuole sono stati risolti i problemi di posti. Nel PVR ci sono 52 persone, in Klemil 17 bambini. Stiamo collaborando con ogni famiglia. Per ottenere i sussidi sociali prestiamo particolare attenzione ai documenti. I dipendenti del Fondo di Protezione Sociale e del Fondo Pensioni visitano i nuovi arrivati per assisterli. Caro Vladimir Vladimirovich, l'anno scorso, su sua direttiva dell'8 ottobre, è stata formata la difesa territoriale nella regione di Bryansk. Tutto il lavoro è stato completato. Oggi la Terroroborona è guidata dal generale maggiore delle VDV. Le unità sono equipaggiate e dotate di tutto il necessario. In collaborazione con la Rosguardia è stata risolta la questione dell'armamento leggero e pesante delle unità. Attualmente, insieme alla Rosguardia e all'OMVD della regione di Bryansk, le unità stanno svolgendo i loro compiti nei 6 distretti di confine. Tutte le attività di difesa territoriale sono finanziate dal bilancio regionale. Caro Vladimir Vladimirovich, chiedo di considerare la possibilità di finanziare queste attività nel bilancio federale. Era un suo incarico e il Ministero delle Finanze ci ha rifiutato. Oggi stiamo facendo tutto questo con i fondi del bilancio regionale. In primo luogo potremmo alleviare il bilancio, che è, possiamo dire, povero. Beh, incrementare i partecipanti alla difesa territoriale. Capisco, sono pronto. Ci sono altre domande oltre a questa? Inoltre, in merito al finanziamento della difesa, che dobbiamo chiarire? Il Ministro delle Finanze è con noi. Ne parleremo ancora. Altre questioni di carattere sociale. Aiuto alle persone e alla regione di Bryansk e a coloro che vengono da voi. Ci sono questioni irrisolte? Non ci sono questioni per oggi, capisco. Paghiamo alle persone per la perdita dei beni con un budget giustificato. E qui risolviamo tutte le questioni sociali, compresi coloro che sono venuti da noi. Bene, grazie. Gladkov, prego, Vyacheslav Vladimirovich. Buongiorno, stimato Vladimir Vladimirovich. Ci avete chiesto del livello di collaborazione con le forze dell'ordine? Vorrei riferire che l'interazione è stata stabilita.
Grazie alla decisione del Ministro della Difesa, il rapporto con il Ministero della Difesa sta migliorando. Questa collaborazione cambierà la protezione della popolazione. Tuttavia, la situazione resta complessa a causa dei bombardamenti dell'artiglieria, dei MLRS e degli attacchi dei droni. Nell'ultima settimana sono stati feriti 19 civili. Riprendiamo la ricostruzione a Belgorod e Scebecchino, ma la situazione è difficile. È difficile la ricostruzione, perché ogni giorno ci sono 3-5 attacchi ai centri abitati e c'è una minaccia per i costruttori. Pertanto, ora stiamo scegliendo il meccanismo ottimale di ricostruzione, perché capiamo, l'autunno è alle porte, dobbiamo ricostruire, ma non a scapito di il rischio di vita per i costruttori. Pertanto stiamo cercando di perfezionare questo meccanismo. Sono sicuro che troveremo un accordo con le persone e non avremo ulteriori problemi. Ma capiamo che le persone che sono state colpite meritano sicuramente maggiori sforzi. Ora stiamo lavorando in questa direzione. In 35 insediamenti sono attualmente chiusi. Vi sono molto grato per aver preso decisioni rapide dopo la mia richiesta durante l'incontro precedente riguardo alla cancellazione dell'ipoteca per le abitazioni distrutte. Denis Valentinovic e il Ministero della Banca Centrale hanno lavorato per un giorno e ora questa questione, il meccanismo comincia a funzionare. Inoltre c'è stato un livellamento dei pagamenti perché abbiamo visto che c'era una differenza tra i pagamenti della regione di Kursk e della regione di Belgorod, il che creava tensione sociale. Ora questa questione è risolta. In relazione a ciò, oggi invieremo al Governo e al Ministero delle Finanze una richiesta di fondi per pagamenti di 15.000 e 150.000 per quegli insediamenti che sono chiusi. E là dove è già iniziato il processo di trasferimento. Attualmente i danni preliminari alle imprese agricole saranno di circa 3 miliardi, ma raccoglieremo tutti i dati alla fine, probabilmente alla fine di ottobre, e invieremo una richiesta al governo per l'esame. Per le imprese circa 1 miliardo di rubli, ma vorrei chiedere separatamente, se possibile, di fornire assistenza per aiuto di 300 milioni di rubli per le piccole e medie imprese, grazie alla vostra decisione. Abbiamo avuto tale supporto. Tre idioti per compensare il falso codice Ateco. Al momento abbiamo molti incontri con le attività commerciali che soffrono perché spesso l'attività lì è parzialmente o completamente fermata. Non vorremmo assolutamente che le persone se ne andassero, quindi questo sostegno per noi è molto importante. Forniremo una giustificazione separata. Attualmente nei centri di accoglienza temporanea nella regione ci sono 3.000 persone al di fuori della regione, 1.000 persone nei centri di accoglienza temporanea in 5 regioni. Grazie alla vostra decisione, oltre 6.000 per essere precisi, 171 bambini sono nei campi estivi per bambini fuori dalla regione. Iniziamo l'anno scolastico in 113 scuole. Avremo insegnamento a distanza nella città di Belgorod, nel distretto di Belgorod. Abbiamo lavorato con i genitori, ogni genitore ha scritto una dichiarazione. C'era la possibilità di scegliere lezioni in presenza o a distanza. Quindi i genitori possono decidere in base alla situazione durante l'anno scolastico. Se è preoccupato, allora rimane a casa. Se le preoccupazioni diminuiscono leggermente, allora torna a scuola. Quindi vediamo che c'è ancora un rischio nel fatto che i genitori, pensando al futuro dei bambini, partendo dal fatto che l'istruzione a distanza senza dubbio perde un po' rispetto a quella in presenza, iniziano a pensare a trasferirsi in altre regioni. Quindi ora, ancora senza rischi per la vita dei bambini, prevedendo un gran numero di misure, come la costruzione di rifugi, l'aumento della protezione nell'ambito delle misure antiterrorismo,
rifugio in cemento posto nei parchi giochi per bambini, nei campi sportivi, nei corridoi delle scuole. Dove non ci sono cantine, formiamo delle zone che permettono di nascondersi dalle schegge, pellicola sulle finestre che trattiene le schegge e, senza dubbio, lezioni di primo soccorso e comportamenti in situazioni difficili legate ai bombardamenti. Cioè, abbiamo queste lezioni ogni giorno. Dall'inizio dell'anno ne abbiamo già tenute circa 15.000 di queste lezioni. Continueremo questo lavoro. Qual è la richiesta in questa parte? Siamo molto grati al Ministero dello Sviluppo Digitale, ci aiutano a ripristinare le connessioni cellulari superiori, ma troppo spesso il nemico le distrugge e i bambini che vivono nei comuni presso la linea del fronte senza internet perdono i contatti con gli insegnanti, quindi l'unica soluzione in questa parte, chiediamo di esaminare la questione dell'assegnazione di fondi aggiuntivi per l'installazione della fibra ottica. Ci sono tali calcoli, siamo pronti a fornire le giustificazioni e contiamo sull'aiuto del governo per quanto riguarda il fatto che, capiamo, l'estate è finita, i sanatori, i campi per bambini e i bambini del distretto di Ishibekinsk, Grovoronsk, Krasnoyarutsk, Borisovsk e Valuisk sono liberi. Chiederemo di inviare nei diversi quartieri di altre regioni, dove è possibile ricevere un'istruzione in sicurezza e di persona. In linea di principio abbiamo un contatto diretto con i capi delle regioni, ma tramite il governo chiederemo anche ulteriori organizzazioni di interazione. Prevediamo una stagione del riscaldamento complessa a causa dell'attuale situazione difficile. Stiamo cercando di prepararci al meglio. Ora è stato completato il lavoro per creare la generazione di riserva per tutti gli ospedali distrettuali centrali nella zona del fronte. Si tratta di 9 comuni, tutti gli impianti di acquedotto e per il trattamento delle acque reflue e l'approvvigionamento idrico. Ora abbiamo speso circa 300 milioni di rubli. Abbiamo destinato circa 100 milioni per l'acquisto di generazione di riserva per tutte le strutture sanitarie in tutta la regione, ma le nostre aziende fornitrici di energia si stanno preparando per un inverno difficile, di conseguenza abbiamo rischi piuttosto grandi di perdita di riscaldamento nei grandi insediamenti, ad esempio a Belgorod. A livello del Ministero delle Costruzioni della Federazione Russa vengono formati siti separati dove vengono raccolte attrezzature che, in caso di grandi guasti in tutto il paese, possono essere rapidamente consegnate nelle città colpite, come opzione per le nostre regioni, per le regioni di Kursk, Bryansk e Belgorod, potrebbe essere utile formare a Voronezh, principalmente caldaie mobili, generazione di riserva aggiuntiva, generatori di media e grande potenza, per poter fornire assistenza rapida in base alla situazione, sia a Kursk, sia a Bryansk, sia a Belgorod. Ho finito. Sì, e mi scuso, come ha detto anche Alexander Vasilievich Bogomaz, vorremmo richiedere il supporto dei finanziamenti dal bilancio federale nell'ambito del vostro incarico, che è stato formalizzato, sostengo anche questa proposta di autodifesa, i nostri reparti sono stati formati, possiamo schierare un numero abbastanza grande di circa 6.000 persone che equivalgono a 2 reggimenti, i quali stanno già ora svolgendo missioni di combattimento lungo tutto il confine, ma capiamo che per esempio mantenere un tale numero, tutti loro svolgono attualmente questa missione assolutamente gratis. Ora, in base alla situazione odierna e ieri, lavorando anch'io nell'ambito dell'incarico del Ministro della Difesa, capiamo che senza un supporto sistematico in termini di finanziamento per la nostra autodifesa non ce la faremo da soli. Perciò sostengo la regione di Bryansk. Grazie. Denis Valentinovic, in conclusione le darò ancora la parola su questi argomenti. Le questioni che sono state sollevate ora dal governatore della regione di Belgorod. Conservazione della difesa territoriale.
supporto alle piccole e medie imprese, fibra ottica, individuazione dei bambini, coloro che hanno soggiornato in differenti regioni del paese, determinazione dei bambini nel NEC, fuori dal territorio della regione di Belgorod, durante il processo educativo e preparazione per la stagione di riscaldamento. Provate solo a immaginare tutto questo. Poi ovviamente sarà necessario che il Ministro delle Finanze risponda a tutte queste domande che lo riguardano. Ora, mentre mettete insieme tutto questo, voglio dare la parola a Kuznullin Marat Shakerdianovic. Ne abbiamo discusso questa mattina. Questioni relative al settore edilizio in tutta la zona di confine. Gli chiedo ora di fare un breve resoconto della situazione affinché i colleghi possano sentirlo. Prego, Marat Shahzinovic. Egregio Vladimir Vladimirovic, secondo la decisione della commissione governativa, la situazione nelle regioni di Kursk e Belgorod è considerata un'emergenza federale con livello di risposta federale. Ad oggi, nella regione di Kursk sono state presentate oltre 120.000 richieste dai cittadini. Stiamo parlando di un'assistenza materiale una tantum pari a 15.000 rubli, di cui sono già stati erogati oltre 11.380.000 rubli. Allo stesso tempo, per alleviare i soggetti colpiti, parte delle richieste dei residenti della regione di Kursk viene trasferita per l'elaborazione ad altre regioni. Vorrei menzionare Oleg Nikolaevich Kozemiako, perché aiuta direttamente e in formato elettronico Primorsky Krai, 97 persone nel reparto Roscino. Ora ci sarà un aumento della velocità di lavoro con i cittadini. I pagamenti in relazione alla perdita di proprietà non vengono temporaneamente effettuati, in quanto l'aggiornamento operativo non consente alle commissioni di valutare i danni. Dopo la sua stabilizzazione, questo lavoro sarà organizzato senza indugio. Inoltre, in conformità con la vostra decisione, nella regione di Kursk sono stati assegnati 820 milioni di rubli per il pagamento di assistenze una tantum agli evacuati. Questo pagamento è effettuato dal soggetto. L'aiuto è stato fornito a oltre 40.000 cittadini. Anche nella regione di Belgorod vengono effettuati i pagamenti ai cittadini, alle vittime dei bombardamenti da parte delle formazioni armate ucraine. Più di 18.000 cittadini hanno già ricevuto aiuto per un totale di oltre 350 milioni di rubli. Dal fondo di riserva del governo della Federazione Russa è stata assegnata una sovvenzione corrispondente al bilancio della regione di Belgorod. Caro Vladimir Vladimirovich, la situazione è sotto stretto controllo. Continuiamo a lavorare. Il rapporto è finito. Bene. Grazie. Silnov, per favore, Anton Gernak. Grazie, Vadim Vadimovic. Per quanto riguarda i soldi, riporto che i fondi per il supporto delle regioni sono assegnati con priorità. Questa settimana abbiamo preso una decisione governativa che quei fondi assegnati, che non sono ancora stati spesi, possano essere rapidamente ridistribuiti per quelle necessità che sorgono a seconda della situazione attuale. Per quanto riguarda la proposta che è stata fatta oggi sulla difesa territoriale, sembra necessario definire le funzioni del personale della difesa territoriale insieme alle agenzie di sicurezza. Sulla base di ciò, determinare le esigenze in termini di equipaggiamento e sistema di retribuzione. Affronteremo questa questione una volta determinati i compiti per le nostre forze di blocco. Fibra ottica. Per quanto riguarda il sostegno alle PMI, a Belgorod abbiamo già fornito tale assistenza. Abbiamo fornito un sostegno del salario minimo basato su un periodo di 3 mesi, questo supporto. Continueremo anche a fornire questo aiuto. Voglio anche riferire, Vladimir Vladimirovich, che il governo Astrinev ha già preso una decisione su Belgorod riguardo al rinvio del pagamento delle tasse nelle regioni di confine. E questa settimana verrà presa una decisione simile per Kursk. Questa settimana prenderemo tutte le decisioni necessarie per la regione di Kursk. Pertanto il sostegno è in atto.
Le domande che sono state sollevate oggi verranno affrontate e finanziate. Grazie. Bene, grazie. Denis Valentinovic. Vasia Anton Germanovic ha ora commentato MSP sulla fibra ottica e sui reparti della difesa territoriale. Prenderò il controllo e sicuramente ci sarà una soluzione. Per quanto riguarda la richiesta di Alexei Borisovic riguardo a i certificati per l'alloggio ricevuti affinché la proprietà del terreno sia mantenuta, cioè oggi, secondo le regole, passa al comune. Affronteremo gli aspetti legali di questa questione. In considerazione del fatto che avete accettato, troveremo la soluzione ottimale e la adotteremo con un atto normativo. Ma per quanto riguarda la determinazione dei bambini per l'istruzione in altre regioni, naturalmente risolveremo tutto. In realtà ho già detto che io e Dmitry Nikolaevich Chernyshenko siamo in contatto e assicureremo la formazione confortevole dei bambini o nelle regioni in cui si trasferiranno o come hanno appena proposto i colleghi, separatamente inviare trimestralmente per l'insegnamento nelle sanatorie e nei campi per bambini che si stanno liberando. Ci occuperemo sicuramente di questo. Sì, bisogna fare tutto questo e aiutare le piccole e medie imprese, senza dubbio, migliorare le comunicazioni mobili e, dove necessario, aiutare a stendere la fibra ottica, assicurare ai bambini posti sicuri per lo studio. Un certo periodo di tempo per aiutare a prepararsi alla stagione del riscaldamento, ovviamente, e prevedere il relativo finanziamento. Per quanto riguarda il sostegno finanziario delle attività dell'unità di difesa territoriale, questa mattina ho parlato con i capi delle agenzie federali delle forze dell'ordine. Hanno questo mandato. Chiedo di farlo con sforzi congiunti immediatamente. E chiedo a Maxim Stanislavovic di formalizzare tutto ciò di cui abbiamo discusso oggi sotto forma di incarichi. E l'esecuzione deve essere avviata immediatamente. D'accordo. Ho un'altra domanda per Alexei Borisovich Smirnov. Com'è la situazione alla centrale nucleare di Kursk? La situazione è sotto controllo. Sergei Vladilenovich è arrivato per l'ispezione e abbiamo tenuto una riunione con la direzione di Rosatom. Tutto funziona regolarmente. Bene. Il nemico ha cercato di colpire la centrale nucleare oggi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è stata informata. Hanno promesso di venire personalmente e inviare specialisti per valutare la situazione. Spero che alla fine lo faranno. Ripeto ancora una volta, preparare immediatamente le rispettive direttive e iniziare a metterle in atto senza indugi. Saremo in costante contatto operativo con voi. E mantenere le relazioni e, se necessario, rispondere prontamente a tutte le questioni che sorgono ora, ovviamente soprattutto nel campo sociale, per aiutare efficacemente le persone che, senza dubbio, hanno bisogno del nostro aiuto. Per quanto riguarda le questioni di sicurezza, questo è i problemi che rientrano nella responsabilità delle strutture di potere sono un argomento a parte. Spero che, come riportato oggi, la cooperazione tra le autorità locali e regionali, tra il governo e le forze dell'ordine, sia ben stabilita. E questo contribuirà anche a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati qui. Non li ripeterò, sono assolutamente evidenti. Grazie a tutti. Restiamo in contatto e con Alexei Borisovich, come ho detto, ci sentiremo ancora per ulteriori colloqui. Arrivederci.